Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video vediamo il Mini 2, un drone fantastico DJI sotto i 249 grammi. Ma questa non sarà una recensione. Guardate il video e capirete di cosa sto parlando. Ma dopo la sigla. Prima di iniziare però mi raccomando, se il video vi piace ma soprattutto se vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche in modo da non perdervi tutti i prossimi video e le novità. E ora, borsetta, telecomando, tre batterie di riserva con carica batterie, ne estraiamo già una. Ta-ta! Eccolo qua, guardate che piccolo che è. Qui dietro si inserisce la batteria, la inserisco subito. Tac! La micro SD è già inserita. Questo comodo l'accetto, l'hanno introdotto per non fare spezzare i bracci e le eliche quando è riposto. Lo togliamo, apriamo i bracci, prima quelli anteriori, uno e uno due, poi quelli sotto, uno e uno due, e poi in ultimo coprilente. Tac, e il drone è libero, pronto per volare. Ora mi serve lo smartphone, perciò si passa direttamente al decollo. Per accendere il tastino qui sotto, si preme due volte e si tiene premuto, i LED si illuminano, i motori scalpitano e si è pronti a partire col segnale acustico. Nuovo telecomando, qui sotto ci sono le levette direzionali che vanno avvitate qui sopra, una e due, in questo modo non si vanno a perdere. Avrete notato sicuramente che il telecomando è più grosso del drone, ma il telecomando vi assicura una figata, inoltre ha una batteria che praticamente è infinita. Quindi anche qui lo accendiamo, estraiamo il porta smartphone, utilizzerò l'altro mio smartphone, cavetto USB-C in dotazione, lo inserisco nella porta qui sotto, inserisco lo smartphone, inserisco il cavetto nello smartphone. Figata, mentre connettete lo smartphone, intanto il telecomando lo ricarica, visto che ha una bella batteria capiente. Trasferimento file, via, e voilà, posizioniamo il drone. Ora, telecomando settato, siamo pronti a partire. Il drone è lì e quindi ora si vola. Controlli pre, start auto check. Allora, mi dice di calibrare la bussola, quindi lo facciamo. Come si calibra la bussola? Mi dice che errore bussola. E quindi faccio la calibrazione della bussola. Calibra. Ok, inizio. Devo ruotare il drone a 360 gradi. Ora, così. Calibrazione completata. Ok, bussola calibrata, decollo. Teniamo premuto. E si decolla! Si parte! Ciao! Thank you.
E anche il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate numerosi commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo drone e se volete vedere altri video simili a questo, non tarderò a farli arrivare. Ricordatevi anche di seguirmi sugli account Instagram e Facebook, li trovate nell'info box qui sotto. Qui sopra vi lascio il mio secondo canale di cucina, dategli un occhio da beccarsi i baffi. Ricordatevi che tutti gli articoli che vedete nei miei video sono linkati qui sotto, sono link di Amazon, se acquistate dei quei link a me verrà una piccola percentuale e darete una mano al canale a crescere per portarvi sempre contenuti più esclusivi e fantastici. Ricordatevi che pubblico i video il sabato alle 14, qui sopra, parlando di cose piccole, vi lascio il link di un video della action cam più piccola al mondo, dategli un'occhiata, merita davvero. Ora non mi resta altro che salutarvi, ciao da Gabriele, al prossimo sabato e...